Beh, comunque oggi è, se non avete capito, Halloween! E abbiamo un nome che è troppo lungo per essere nominato, vero? Sono io! Io sono la regina di Halloween. Poi abbiamo un evidentissimo, vorrei dire, diavoletto. Poi abbiamo una, non sicuro, un'incognita, un punto interrogativo. Poi vedremo nel corso della serata cosa diventerà, insomma. Esatto. Forse diventa un Vladimir. Forse diventa una zucca perché mangerà. Questa mi è piaciuta. E poi, signore e signori, abbiamo la più brutta. Cioè, una che doveva essere ci sono la io. Notte, ma è diventata una casa. E non fa quella notte. Sono una dark fairy, una fata scura fatta della notte. La mia storia è molto lunga, chiedete alle mie amiche. Ti riprendevo io. Oh, guarda come ho dobbato Carina. Sono piuttosto dritte grazie a me. Sì, vuoi fare una ripresa alle mie ali? Sì, c'ho una ripresa alle ali. Sì. Le ho fatte io. Che bellina. Ehi. Mi stavi riprendendo a sedere? Pensavo a fatta così. Fa paura. Eccola qui, nome? Fabiola. Francesca. Anna. Caramela. Laura. Cristiana. Cognome? Firmo ovviamente. Tolina. Angelus. Cervo. Cervo. Ok. Brunetti. Anni? 18. 18. 18. 17. 18 e... Non ci interessa. Quasi sì. Da cosa sei travestita? Non si vede? No, ci vuoi dire da cosa sei travestita? Non si vede? Se te lo chiedo vuol dire che non si vede. Non si vede? La prossima! Sono la cavoletta! La strega sotto. Maligni e simpatici. Da Fatina della notte. Come mai hai scelto di travestirti da vampira? Passo. No, devi rispondere. No, perché praticamente dovete sapere che le mie origini sono antichissime. Risalgono più o meno al 1700, quando Ok. Perché e corno ci stanno sempre in una vita. Poi, vabbè, è carino. Non sapevo come vestirmi. Perché mi sono sempre vestita da strega, allora ho detto mocando. Perché... Scusi? Perché ho un po' di tosse. Questo è il motivo. Sì, ma qualcosa con lo alto, mi metto un po' di tosse e mi sono messo la regina della notte. E poi... L'angelo della notte, allora ho fatto l'angelo della morte, allora ho fatto le ali, ma mi sembrano ali d'angelo, diciamo, a meno. Allora ho pensato che mi assorbi più a una patina, anche se molti dicono che sono da zanzara, vabbè. Okay. E quindi eccomi qui, patina della morte, da sé. Facci uno stacchetto da diavolo. Canticchiando una canzoncina, ovviamente. No, Fabiola. Diavoletto di qua, diavoletto di là, diavoletto di qui, diavoletto di qui, diavoletto di qui. Chi è Fabio? Subito. Oggi te la scella. Non è mai successo una cosa simile. I sogni sono desideri. Vabbè, ok, ci sei piaciuta tantissimo. Un saluto nella telecamera. Un saluto. Aiuto. Ma questo mi mostra il sedere. Raga, mamma mia. Base. Cimo. Yeah. Bello. Che lei, carino. Bel latte. Sempre che go io. Vai da lei. Lei c'ha il latte.
mezzo. Cosa pensi dicano gli altri del tuo travestimento? Cosa penso che gli altri pensino? Secondo me pensano che sono carina. Città? Ex Yugoslavia. Dici buon Halloween. Happy Halloween. Cap. Cap. Bella provata. Non ho idea. Numero di telefono per contattarla. Per contattarla. 19696. Il suo telefono. Anzi, il telefono è il 19696. Scusami, 166166. 10 10 10 10. Per caso 0201 6. No, ho cambiato il numero. Una domanda, non è mai successo una cosa simile prima? Prego, prego. Come hai l'idea di disegnare dei lanci pelloni sugli occhi? Beh, questo è originale. Perché io sapevo che fosse un lancio pellone che si fa gli scogli. Allora, cozza. Vorrei una cozza. Sì, a me mi piace fare la cozza con Pushko. Intervista numero 1. Francesca Sulignano. E beh, adesso non posso più dire nome. Si è travestita la mosca sulla merda. Ma chi ha preso questa? Per favore, date il cambio. Sì, cambio. Quando vuoi. Ma non abbiamo senza foto. Quando vuoi. Quando vuoi. Ciao, è quello che sei. Cavolo. Bello. Aiuto dalla giuria. Vabbè, è lui, è l'uomo pipistrello. È proprio Laura. La donna ti avvolge nel mantello. È Laura. Fabio, scusa. Io di nascosto. Chi è? Chuck 2. Intervista numero 1. Però qui sei scura. Facciamo il contrario, non fa niente. Mi sono travestita. Allora la storia è un po' lunga, adesso ve la racconto. Scusate, noi ve l'abbiamo chiesto. Dov'è il tasto che si mette avanti? Così sentiamo anche la parte come mai questo travestimento. Scusate, mi faccio. Allora, scusate, posso capire? È la mia intervista! Non si può fare. Grazie.